È uscito The Creator, il nuovissimo film di Gareth Edwards. Allora, io ero molto curioso per quanto riguarda questo The Creator, perché reputo Gareth Edwards un gran regista di fantascienza, e in più ero curioso proprio perché con The Creator ritornava a fare un prodotto originale, che non fosse appunto così lo Star Wars, quindi insomma vincolato a determinati franchising. E in più poi uscirono quei trailer, insomma, sull'intelligenza artificiale, vedevo queste ambientazioni così suggestive, quindi insomma ero molto molto curioso. Come al solito, prima parte senza spoiler, seconda con gli spoiler. La storia di base in realtà è molto molto semplice. Siamo nel 2065, le IA ormai vivono tranquillamente, sono tranquillamente integrate all'interno della società da anni. Succede però che a un certo punto fanno esplodere, queste IA fanno esplodere una bomba a Los Angeles causando migliaia di morti. Di conseguenza l'umanità, anche se in questo caso più l'America, sarebbe meglio dire l'America, dichiara guerra a queste IA che troveranno rifugio nella Nuova Asia, una sorta di nuovo continente, ma in realtà appunto è l'Asia, semplicemente Nuova Asia appunto, gli abitanti di questa Nuova Asia offriranno una sorta di asilo politico alle IA, anche aiutandole appunto a combattere per la loro libertà. L'oggetto della contesa fra le due fazioni però è una bambina che in realtà è una sorta di IA, ma al cui interno, meglio, è stata resa una vera e propria arma. Cioè, gli americani sono interessati ad uccidere questa bambina, a neutralizzare quest'arma, per far sì che appunto le IA non possano vincere la guerra. Le IA allo stesso tempo devono servirsi di questa arma per distruggere gli umani e vincere la guerra e vivere liberi sostanzialmente. Questa è poi la trama molto semplice, molto più complicata, molto meno complicata di quello che sembra. E come già avete sentito dalla storia, come avrete capito anche dal trailer, le IA sono una parte fondamentale della storia, ecco. Quindi io mi aspettavo, prima di andare al cinema, ero convinto che avrei visto un film riguardo le IA, il rapporto umano-intelligenza artificiale, e mi chiedevo appunto proprio che cosa avrebbe portato di nuovo questo film, perché l'IA, bene o male, è un argomento già esplorato molto dal cinema, dal 68, dagli anni 60, quindi veramente è un argomento complesso da trattare, è molto complesso trattare l'argomento in modo fresco e innovativo, e di conseguenza con le IA che si sono inserite ormai nella vita di tutti i giorni, nel mondo del cinema soprattutto, ecco, mi aspettavo una narrazione principalmente sulle IA, invece Gareth Edwards mi fa praticamente un film politico sulla guerra e contro l'America. Ecco, ma ci arriviamo dopo. Prima voglio parlare dell'impatto visivo del film, che è clamoroso. Merito di questo impatto visivo è sicuramente anche la scelta di Gareth Edwards di non girare praticamente, di girare poco o nulla in realtà con green screen in studio, ma recarsi proprio in location e girare tutto in location, quindi praticamente sei tu immerso in questa realtà, chiaramente aggiunto gli effetti in CGI dopo, è ovvio, però insomma tu sei immerso totalmente in questa nuova realtà, quindi ecco, questo è bellissimo, e il film sembra girato con 300 milioni di budget, per quanto è bello visivamente, perché è qualcosa di magniloquente a livelli veramente alti, e il budget è di soli 80 milioni. Sono rimasto sconvolto da questa cosa, quindi bene, bene, perché sembra fatto con molti più soldi, e fotograficamente è qualcosa di bellissimo, la fotografia è clamorosa, pare Blade Runner in certi momenti, pare prima Blade Runner, in alcuni tratti Blade Runner 2049, è clamoroso dal punto di vista visivo e riesce ad immergerti appieno in quel tipo di narrazione, in quel mondo che bene o male il regista ha creato. Ci sono però dei problemi a livello di sceneggiatura di cui parleremo meglio dopo. La regia di Edwards in realtà è la solita, quindi un ritmo per niente sincopato, come in realtà un film del genere, un film sulla guerra vorrebbe, fatto da un altro regista, fatto da Michael Bay, sto film ci sarebbero state un'esplosione ogni nanosecondo, quindi in realtà Gareth Edwards si prende come al solito i suoi tempi, non fa un film per niente frenetico, ma lo fa diventare. Cioè il film diventa frenetico quando deve essere, dal punto di vista del ritmo è il film che piace a me, è molto godibile, è lento quando deve essere lento perché si prende del tempo per analizzare i rapporti tra i personaggi. Poi, insomma, la regia di Edwards è sempre quella, è quella di Monsters, dove non mostra poco, si concentra sui personaggi e solo a volte fa esplodere la soddisfazione dello spettatore per la guerra qui, per l'azione, perché poi è un action fantascientifico questo qui, e per quanto riguarda i mostri, per esempio in Monsters oppure Godzilla in Godzilla, appunto. Ecco, il problema qui però è che secondo me non c'è una sceneggiatura in grado di sostenere questo ritmo, nel senso che i dialoghi a volte sono banali, non vengono analizzati secondo me in modo molto profondo i rapporti tra i personaggi, e si dimentica di analizzare quello che era appunto la questione dell'intelligenza artificiale, perché il film poi si basa su quello. In realtà secondo me non voleva essere un film sull'intelligenza artificiale, però i dialoghi, i rapporti dei personaggi sono tutti basati su quello, perché è quello il fulcro centrale, no? Cioè questa ragazzina, intelligenza artificiale, ruota tutto intorno a lei, e quindi ha rapporto poi tra il nostro protagonista e lei. Quindi dei determinati eventi sembra che accadano così, perché devono accadere, oppure ci sono delle situazioni, delle scene
in cui tu bene o male esci dalla finzione, perché succedono delle cose in realtà poi in momenti chiave del film che capisci che sono palesemente per far andare avanti la storia, che a un certo punto ho detto no, però questo anche no. Zoppica un po' la sceneggiatura in certi momenti, ma ne parleremo meglio nella parte spoiler. E questo è secondo me il difetto principale del film. Ripeto, visivamente, tecnicamente e registicamente il film è grandioso. È magniloquente. Queste sceneggiature, queste scenografie sono fantastiche. La fotografia è clamorosa. La regia di Edwards è da manuale come al solito. L'uso della gestione del sonoro anche è strepitosa. Il design dei robot, per quanto siano derivativi magari da Blomkamp, ecco, Blomkamp con questo film, Blomkamp avrebbe fatto un capolavoro. Ecco, lo dico solo questo perché questo era un film mancato di Blomkamp. Ecco, Blomkamp ha fatto Gran Turismo, doveva fare questo qui. Nulla togliere a Gareth Edwards, però questo secondo me era proprio il film di Blomkamp. Quindi ecco, dal punto di vista tecnico non ho assolutamente niente da ridire, anzi, sono rimasto molto colpito dal punto di vista visivo. La sceneggiatura però zoppica un po'. E cazzo, si poteva fare di più, anche perché voglio dire, gli elementi c'erano, mi sembra quasi un po' un'occasione sprecata questo film. Però al di là di tutto, a me, come ho detto a inizio video, sembra più che qui si voglia parlare di guerra, di America, dell'America guerrafondaia. Sembra quasi più che si voglia parlare di quello, perché il film ha chiarissimi riferimenti alla guerra del Vietnam, anche alla guerra in Afghanistan, ha tantissimi riferimenti a quello. E poi viene ossessivamente detto nel film più volte, non sto facendo spoiler, gli americani, è stato l'americano, sono stati gli americani, sempre ripetuto a iosa questo gli americani, e sostanzialmente mi ha quasi più orientato su quello. Infatti lo vorrei rivedere, perché io ero partito volendo vedere un film sull'intelligenza artificiale e poi però non sono stato soddisfatto da quel lato, ma percepisco che ci sia altro, quindi non lo so, è un film, la prima volta dove non sono sicuro, non si è mai sicuri dopo una visione sola al cinema, l'opinione a caldo, però questa volta ancora di più, dovrei rivederlo. Le influenze sono chiarissime, c'è Blade Runner, c'è District 9, c'è Avatar per certi versi, c'è appunto, come ho detto, Apocalypse Now per la guerra in Vietnam magari, quindi insomma, i riferimenti sono chiari, ma ripeto, secondo me il film è un po' un'occasioncina sprecata. Si poteva fare molto di più, soprattutto con questo cazzo di impianto visivo che veramente lascia in alcune scene a bocca aperta. Andatelo a vedere in sala, perché merita assolutissimamente la sala questo film, ci mancherebbe altro. E adesso noi passiamo alla parte spoiler. Do un po' di tempo per uscire. 3, 2, 1. E partiamo proprio da quest'ultima cosa che ho detto, quindi il film politico sull'America guerrafondaia. Allora, in realtà, a me, cioè, i riferimenti alla guerra del Vietnam, all'insensatezza di una guerra insensata, perché qui sostanzialmente gli americani dichiarano guerra all'IA, ma in realtà era colpa degli umani, era colpa degli americani. L'IA non avevano fatto assolutamente nulla, a far esplodere la bomba era stato un errore umano, e poi gli americani avevano incolpato l'IA. Certo, questo lo dice un simulant nel film, quindi non dobbiamo per forza dare ragione a lui, però io, conoscendo l'umanità, gli do ragione, cioè, gli credo, e di conseguenza è proprio una guerra insensata, così come era quella del Vietnam. Poi voglio dire, l'ambientazione è quella, i robot dell'IA hanno la testa come se fosse un cappellino dei Vietcong, quindi insomma, i riferimenti in quel senso sono chiari. E in più, ripeto, viene ripetuto gli americani, sono stati gli americani, è stato l'americano, quindi c'è proprio una volontà di incolpare l'America per una guerra insensata e spietatissima, e che fa solo morti e causa solo sofferenze, proprio come era la guerra in Vietnam. Quindi ecco, lo dovrei rivedere per riguardarlo tramite quest'ottica, tramite questo filtro, e non tramite quello dell'IA. E appunto c'è anche questa dicotomia occidente contro oriente, no? Questo occidente materialista, questo occidente pragmatico, nel senso negativo del termine, guerrafondaio, non che gli orientali non le abbiano fatte le puttanate a livello di guerra, assolutamente, però sono, diciamo, più aperti notoriamente al lato spirituale, in un certo senso, infatti riescono a convivere in modo pacifico, anzi, le aiutano con le IA, si aprono a questa nuova forma di vita, anzi, vediamo anche dei sorta di monaci tibetani simulant, perché poi sembra quella cosa lì. Quindi ecco, sono perfettamente integrati, e ecco, c'era materiale anche per quello, perché Nomad, che è sostanzialmente quella base militare americana che dovrebbe distruggere l'IA, no? Nomad, che va sopra quel villaggio di monaci, appunto, simulant,
e vuole distruggerli. È un po' il castigo di Dio, perché sostanzialmente Nomad e gli umani sono un po' il Dio dell'IA, e c'è anche quella questa cosa sarebbe potuta essere molto più, sarebbe potuta essere analizzata molto molto meglio, perché per esempio in Prometheus e Alien Covenant questa cosa qui viene fatta molto meglio e viene proprio indagato benissimo quell'aspetto Dio creatore e di conseguenza umano Dio dell'IA. Ecco, e qui anche si poteva fare, perché Nomad è proprio il castigo di Dio palese. Lei, la bambina che per esempio nell'atto di pregare, con le mani giunte nell'atto di pregare il suo creatore, in realtà distrugge quello che dovrebbe essere il creatore, cioè l'uomo. Insomma, c'era parecchio materiale, però viene lasciato tutto in superficie, non viene sviluppato, e viene ridotto a umano cattivo, IA buona, viene ridotto a quella cosa lì, e col sentimentalismo becero che a me non piace. Cioè il film tenta di farti piangere veramente troppe volte, ti mette la pistola in testa, piangi, sennò sei un figlio di puttana, ecco. Poi un'altra cosa che non è che non mi è piaciuta, però secondo me avrebbero, siccome il film ha preso molto anche da District 9 di Blomkamp per esempio, no? In District 9 di Blomkamp c'è una cosa secondo me molto efficace. Ah, prima di tutto da Blomkamp riprende l'idea di usare un bambino, perché per esempio Joshua non si fa problemi ad uccidere un simulant adulto, però quando si tratta di uccidere il simulant bambina non ce la fa. Quindi viene usato subdolamente anche la figura del bambino, così come fa Blomkamp in District 9, no? Ma questo succede in tutti i campi, anche quando vediamo la pubblicità della Teleton. Non ci viene mostrato l'adulto con la malattia, ci viene mostrato il bambino con la malattia, ovviamente. Serve per smuovere un po' le nostre coscienze. Però, dicevo, Blomkamp che cosa fa in District 9, che secondo me è geniale? Non fa parlare gli alieni la lingua italiana, cioè l'inglese in quel caso. Però si capiscono. Cioè, umani e alieni si capiscono e lui te lo mette in scena in modo così credibile che tu non ti fai nemmeno per un attimo la domanda come fanno a capirsi. Poi, per carità, lo spettatore ha i sottotitoli per la lingua dell'alieno. Ecco, per me, per alimentare ancora una volta il carattere diverso, IA umani, e poi di conseguenza quando andavi a confutare questa cosa della diversità, era ancora più forte, sarebbe stata ancora più forte se la bambina e le IA tutte, i simulant tutti, avessero parlato una lingua diversa. Ecco, mi sarebbe piaciuto questa cosa qui. Hai preso tanto da District 9, si poteva anche prendere questa cosa. E adesso arriviamo a quelle cose di sceneggiatura che mi hanno fatto un po' uscire dalla finzione. Andrò un po' disordinato, dico quelle che mi vengono in mente. Allora, prima di tutto, il colonnello, la donna bionda, in un certo senso che è palesemente il colonnello di Avatar per atteggiamento, per azioni anche. Però, insomma, quando il colonnello e l'altro militare vengono catturati dall'AI e vengono messi nel furgone della polizia, loro sono dietro. Prima di tutto sono due umani contro un simulant, cioè c'è un simulant là dentro solamente. E poi non sono ammanettati. Tempo, 30 secondi, 20 secondi, ammazzano il simulant, gli danno una botta in testa, se ne escono e sono salvi. Bastava ammanettarli, no? Questi IA sono deficienti, evidentemente. E questo si fa, anzi, lo dimostrano anche dopo, più tardi. Praticamente quando l'IA, quello doppiato dal solito doppiatore, che ha doppiato anche il samurai in Bullet Train, ha fatto anche ha fatto un sacco di cose, pubblicità della Toyota, ha fatto di tutto, adesso quel simulant lì, non mi ricordo come si chiama, comunque avete capito, ha con sé la bambina, no? Alfie. E chiaramente è l'unica cosa che ti permette di sopravvivere, ed è la salvezza della tua specie, la cosa più preziosa che hai, dovresti proteggerla più della tua stessa vita. Che fa? Si addormenta con la bambina così? Non cazzo, non fate i turni di guardia per difendere l'unica speranza che avete per vincere la guerra e salvarvi. Non fate dei cazzo di turni di guardia. Ma ho trovato un po' assurdo questa cosa qui. Così come anche dopo, la scena che vorrebbe la morte di quel tizio, no? Dove c'è lui che minaccia il colonnello e arrivano quelli lì da dietro, quando c'è anche Nirmata, no? La moglie di Joshua. Arrivano quei due militari da dietro. Ferma, butta la pistola! Di solito il butta la pistola si fa quando c'è una specie di stallo, no? Alla The Office. Quando c'è una specie di stallo, quindi persone si puntano alle pistole e quindi, insomma, si ha paura di sparare. Ma quelli l'avevano preso da dietro. Fino a mo' avete fatto la qualunque, volevate uccidere cani, bambini, donne, non si capiva niente. Ma non potete uccidere un simulant da dietro a sangue freddo. Bastava ucciderlo, il colonnello non moriva, sarebbe morto, ed è finita anche là. Quindi ecco, ci sono state parecchie cose che ho percepito proprio come un ma sì, facciamo così, va, facciamo andare avanti la storia. Che per carità sono stronzate, però ti fanno uscire, ecco, da quel mondo che ti ha creato e... ecco. Poi zoppica un po' per questo motivo qui la sceneggiatura e anche secondo me perché non sono stati approfonditi delle cose che meritavano secondo me di essere approfondite. Ho letto da qualche parte, adesso non so se sia vero o meno, che il montaggio iniziale di The Creator era di 5 ore.
Quindi magari aveva approfondito effettivamente Gareth Edwards, ma poi è stato tagliato. Non si sa. Forse ci sarà un sequel, forse no, non lo so. Però, insomma, è un po' un'occasione sprecata, secondo me. Fatemi sapere voi qui sotto cosa ne pensate nei commenti, se vi è piaciuto il film, se non vi è piaciuto, se, come me, così così, siete in una posizione che dovete riflettere, ecco. Mettete like al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima.